bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: non si sta rivelando un anno per nulla fortunato il 2022 per la splendida influencer Chiara Ferragni, almeno per quanto concerne la salute, dopo aver passato il tanto temuto Covid-19 e la convalescenza del marito Fedez, la donna sembra ora sentirsi di nuovo male. Chiara Ferragni sta di nuovo male, che cosa le può essere successo nuovamente? In una storia social l'influencer parla dei suoi sintomi. I fan in apprensione. Le sue parole all'interno di una storia caricata sul suo a dir poco seguitissimo profilo ufficiale Instagram. Chiara Ferragni sta ancora male. Chiara Ferragni, per quanto sia e continui ad essere una donna di assoluto successo, sia nel lavoro che nella vita privata, al momento sembra non vedersela di nuovo particolarmente bene dal punto di vista della salute, dopo aver fatto i conti con il tanto temuto Covid-19, dal quale per fortuna è uscita indenne, e aver affrontato anche la terribile malattia, fortunatamente prontamente debellata, del marito Fedez, ora non si sente nuovamente bene. A parlarne a cuore aperto è la stessa all'interno di una storia social che è diventata in men che non si dica virale. È stanca, non ha energia. Comunque raga, è da due giorni, di colpo da martedì, che non ho energia, proprio mi sento un po' fisicamente stanca, non ho idea di che cosa possa essere, avete dei rimedi? Sono le parole della stessa Chiara pronunciate in un video postato all'interno di una storia caricata sul suo a dir poco seguitissimo profilo ufficiale Instagram. Nel video lei si trova in auto diretta non si sa dove, e come didascalia della storia sono state inserite le seguenti parole: rimedi? Consigli? Ora deve pensare al festival. Punto e apostrofo. Evidente che Chiara si trova in alto mare poiché ora, avendo letteralmente passate tutte per quanto riguarda non solo i mali stagionali ma anche la terribile pandemia con la quale stiamo tuttora facendo i conti, non sa darsi una degna risposta da sola. Probabilmente potrebbe trattarsi solo di un po' di stress o di debolezza dovuta al caldo eccessivo di questi giorni e alle varie preoccupazioni che ha vissuto negli ultimi mesi per via del tumore, poi debellato, al pancreas del marito. Ora deve riposarsi e pensare alla sua co-conduzione per due serate del Festival di Sanremo, come già annunciato con larghissimo anticipo da Amadeus, che rivestirà ancora una volta il ruolo non solo di conduttore ma anche di direttore artistico della kermesse, famosa in tutto il mondo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.